esordio negativo per la nuova dirigenza del Fano che al Mancini assiste alla sconfitta dell'Alma battuta 4-2 dal Notaresco. Tornati in campo dopo quasi un mese all'ultima gara ufficiale, i Granata accusano molti problemi in difesa con il tecnico Cornacchini costretto a ridisegnare l'intera retroguardia, ma dopo appena 6 minuti i padroni di casa vanno sotto con Belloni che di testa su corner da destra infila la porta di Guerrieri. I Granata restano in partita e vanno vicinissimi all'1-1 al 26esimo con la traversa centrata da Gonzales da 30 metri. Nella ripresa il Notaresco riesce a non farsi chiudere e raddoppia al decimo con Scipioni che arriva puntuale sull'invito da destra di Marrancone. L'Alma accorcia le distanze al 22esimo grazie al rigore di Gonzales accordato per un chiaro mani in area abruzzese con il fantasista di casa che spiazza Curtosi. 3 minuti più tardi il Notaresco però allunga ancora sempre su azione da calcio d'angolo con la difesa granata troppo passiva e Pulsoni che risolve la mischia infilando ancora Guerrieri. Non è finita perché al 32esimo Gonzales con una magia da metà campo beffa Curtosi su punizione e firma il 3-2, ma a chiudere i conti arriva 10 minuti al termine Forcini che raccoglie la respinta di Guerrieri su tiro di Carnevali e deposita in rete il 4-2 con i ragazzi Cornacchini che cercano con orgoglio di riaprire di nuovo la gara, ma stavolta la difesa rossoblu non si distrae lasciando l'Alma a navigare in cattive acque.